Ben ritrovati ad una nuova puntata di Quaderni dell'Alpago. Con il mese d'agosto si moltiplicano le iniziative e gli eventi sparsi in tutta la nostra conca. Nel primo servizio di oggi vi portiamo a Tambre, dove l'amministrazione locale e le associazioni del territorio hanno preparato un calendario di manifestazioni in cui a farla da padroni sono cultura, tradizioni e natura. Alle mie spalle vedete un gruppo di signore che si stanno cimentando con la pratica del sapone naturale. Una nostra bravissima maestra Rosetta insegnerà anche loro, sempre oggi, come si fanno dei gessetti profumati, appunto per profumare cassetti, armadi e altre cose. Questa estate abbiamo preparato altre attività laboratoriali, ma anche altre manifestazioni in generale. Già questa sera avremo presso la biblioteca di Tambre avremo anche l'inaugurazione di una mostra fotografica dedicata agli alberi monumentali della provincia di Belluno. Il 4 e il 9 agosto avremo la presentazione di due libri del ormai nostro autore Franco Bastianon, esperto delle nostre zone, che ci parlerà dei cimbri scatoleri il 9 agosto e il 4 ci parlerà della dominazione della Serenissima in Cansiglio nel XVIII secolo. Poi ci sarà un altro laboratorio il 13 agosto, sempre qui presso il centro sociale, e dove un'altra nostra ormai vecchia conoscenza, la maestra Patrizia, insegnerà ai partecipanti a fare un paio di guanti in lana cotta per l'inverno. Come ultima attività per il mese di agosto abbiamo preparato una mostra di pittura di Nanni De Biasi, paesaggista ormai conosciuto qui in provincia di Belluno e anche oltre. La biblioteca ospita, oltre a quella del circolo culturale, anche la mostra dei donatori di sangue di Tambre Expert, una presenza costante nelle attività dell'altopiano, volta a diffondere la cultura del dono. Sì, abbiamo cercato di fare una mostra in poco tempo, perché i tempi in questo periodo sono sempre stretti. Abbiamo collaborato con il circolo culturale per fare una mostra un po' diversa dal solito. Abbiamo trovato questo bravissimo fotografo, diciamo, perché queste sono fotografie in un ambiente naturale bellissimo, che si chiama Enrico Canali. Il tema è natura, perché come vedi tra alberi e foto, meglio di questo natura. In questo splendida location che è la biblioteca di Tambre, poi seguirà un concorso fotografico. Il tema Alpago, e quindi verranno esposte le foto e ci sarà un concorso dove premieremo logicamente primo, secondo e terzo. Il formato deve essere 20x30, c'è ancora tempo per iscriversi a questo concorso, quindi avanti che noi vi ospitiamo tutti. Punto di riferimento per gli ospiti che transitano o soggiornano nel territorio di Tambre è l'ufficio turistico ospitato presso il Palazzo Municipale, quest'anno caratterizzato da una novità. Ha riaperto il 2 luglio e sarà aperto fino al 28 di agosto, dal martedì alla domenica dalle 8:30 a mezzogiorno e mezzo. Quest'anno abbiamo introdotto una novità all'interno dell'ufficio turistico, uno spazio dedicato ai prodotti delle nostre aziende agricole, in modo tale che insomma, i nostri ospiti, quando vengono qui in ufficio turistico, troveranno non solo gli eventi insomma, della settimana, della provincia e le varie cartine dei sentieri, ma troveranno anche un piccolo catalogo, lo chiamo io, un catalogo visibile, dove scegliere dei prodotti, i prodotti appunto della nostra terra. Volevamo dare visibilità alle nostre aziende agricole con i loro prodotti. L'idea è quella di far portare a casa un po' della nostra terra. Oltre a tutti gli eventi dei donatori del sangue, del circolo culturale, del CAI Alpago, anche la Proloco ha messo in programma una bella varietà
di manifestazioni, tra cui il 7 agosto la pulizia dei sentieri, il 13 agosto ritorna dopo 2 anni di fermo per Covid alla Fiera di Iosei e Sant'Anna, con tantissime novità. Il 16-17 agosto qui in piazza abbiamo il mercatino dell'artigianato, con anche delle attività per i bambini. E tutte queste attività le potete trovare all'interno del libretto preparato dalla Proloco, che lo trovate all'ufficio turistico e anche nei locali qui a Tambre, e anche è scaricabile dal sito della Proloco e anche dalla pagina Facebook della Proloco. Fra gli appuntamenti del prossimo fine settimana segnaliamo inoltre sabato 6 agosto la presentazione del libro di Don Ezio Del Favero, Parabole della Montagna, una serata che vedrà la partecipazione del coro Monte Dolada in un connubio fra canto e parole per esaltare il fascino della montagna. Voglia di stare assieme, divertirsi, imparare, mettersi a servizio della comunità a cui si appartiene. Sono solo alcuni degli ingredienti che danno vita al progetto GOG, Gruppo Operativo Giovani, che da ben 13 anni vede i ragazzi di età compresa fra 14 e 18 anni, con la guida di volontari adulti, partecipare a laboratori e attività di gruppo a favore della collettività. L'iniziativa vede la collaborazione dei 3 comuni di Chies, Alpago e Tambre, con capofila l'Unione Montana, nelle progettualità attuabili grazie al contributo regionale per le politiche giovanili. Infatti il progetto nasce dal vecchio comune di Puos d'Alpago nel 2009 e per tutti questi anni ha sempre trovato la sua continuità. È un progetto infatti in cui tutte le amministrazioni anno per anno hanno sempre creduto, e così come stiamo facendo noi in questo momento. È un progetto importante perché coinvolge i ragazzi adolescenti tra i 14 e i 18 anni nel periodo estivo e li coinvolge in attività che sono utili per la loro comunità, per il territorio all'interno del quale vivono, e che danno dunque loro la possibilità di toccare con mano quali sono i bisogni che può avere il loro territorio e quali sono le attività che possono essere utili per loro e per le persone che vivono attorno a loro. Le adesioni per quest'estate sono di 45 ragazzi, i quali potranno partecipare a 2 delle 3 settimane in cui si sviluppano le attività. Gli anni precedenti, appunto, nelle estate precedenti con il Covid, purtroppo i ragazzi avevano potuto partecipare solo 1 settimana, quest'anno invece siamo riusciti a dargli la possibilità di partecipare appunto per più giorni. I ragazzi sono coinvolti in laboratori artistici, ne abbiamo organizzato uno per settimana. Il primo è quello della Land Art con l'artista Giorgio Vazza, che anche quest'anno per il 6° anno di fila ha dato la sua disponibilità per realizzare un'opera di Land Art nell'Oasi Naturalistica del Lago di Santa Croce. La seconda settimana invece verrà realizzato anche quest'anno il Laboratorio delle Panchine Artistiche con Miriam Massolin, e la terza settimana invece verrà realizzato un murales insieme a Iris Bernard con la sua preziosa collaborazione. Oltre a queste attività artistiche, le altre attività in cui sono coinvolti i ragazzi sono principalmente di manutenzione, cura e sistemazione del territorio. Una delle peculiarità del GOG è il fatto che i ragazzi sono seguiti da una rete di volontari e delle associazioni del territorio che fanno squadra nel riuscire a supportare i ragazzi in queste settimane e riuscire quindi a portare avanti il progetto. E quindi come amministrazione non possiamo far altro che ringraziare di cuore tutti coloro che credono in questo progetto e che aiutano a portarlo avanti. Ogni anno il Gruppo Operativo Giovani si svolge con un tema portante che accomuna le attività dei ragazzi. Quest'anno il nostro slogan è i decostruttori, con il de fra parentesi però. Qual è il pensiero alla luce anche della realtà che ci circonda?
che costruire e decostruire non sono in sé azioni negative o positive, ma ogni giorno noi possiamo costruire qualcosa di buono, pensiamo solo alle relazioni tra le persone, tra le generazioni, o appunto il bene comune, il nostro impegno, e anche decostruire qualcosa di negativo, pensiamo all'odio oppure appunto all'astio che c'è tra le persone. Con il GOG vogliamo quindi essere, diciamo, messaggeri di questo piccolo motto per dare il nostro piccolo contributo alla comunità. L'impegno dei ragazzi nei laboratori artistici è diventato negli anni uno degli assi portanti del progetto GOG, come nel caso del laboratorio di Land Art, che da 6 anni viene svolto lungo il sentiero dell'oasi naturalistica del Lago di Santa Croce, che diventa un'ulteriore meta attrattiva per i numerosi visitatori. L'opera di quest'anno, realizzata come sempre sotto la guida dell'artista Giorgio Vazza, è stata l'uovo. L'uovo come simbolo inno alla vita, in una situazione che è veramente, che fa pensare l'ambiente, fa ragionare, fa riflettere, la mancanza dell'acqua, l'acqua elemento di vita, suggerisce l'idea dell'opera uovo. L'uovo racchiude nella sua perfezione il miracolo della vita e l'opera diventa simbolo di rinascita, e di un equilibrio spesso instabile e precario. Uovo come cupola, come protezione della vita e protezione per una pace universale. Anche quando Piero della Francesca lo dipinse nel Rinascimento, appeso a un filo che rappresenta la sacra conversazione, l'uovo racchiude tutto, racchiude l'universo con le sue forme specifiche, perfette. C'è una grande collaborazione sia dei ragazzi, degli adulti, c'è uno spirito di socialità che non so se è dappertutto, da tutte le parti. Qui le persone arrivano, addirittura sono anche 3 generazioni, arriva il ragazzo che è del GOG, arriva il papà, arriva il nonno, cioè l'opera cresce insieme alle persone, e riescono a fare comunità in questo discorso artistico. Praticamente l'arte riesce a collegare le persone di varie fasce sociali, di varie fasce di età, e diventa un tutt'uno, no? Nell'eseguire quest'opera, che alla fine i ragazzi si interessano dell'arte, socializzano, tutte queste cose le fai perché c'è la volontà, il tempo che per tutti è prezioso, però lo danno agli altri. E questo educare agli altri un po' del tuo tempo, il beneficio lo trovi sui figli che crescono con uno spirito diverso. Non finiremo mai come organizzatori di ringraziare la pubblica amministrazione e le varie amministrazioni che si sono succedute in questi anni, che hanno sempre creduto nel progetto, le associazioni di volontariato, le parrocchie e i volontari, oltre che i ragazzi e le famiglie che hanno sempre creduto in questo progetto e hanno partecipato sempre con entusiasmo. Veramente è un segno tangibile che quando si vuole si può essere comunità, si può costruire la comunità insieme.